Il doc è qua presente. Allora, ciao, oggi abbiamo sopra il milanista e il bolognese, tutto spaparanzato, distrutto nella vita. Ma c'è da dire, complimenti ai miei fratelli milanisti. Gran gol di Pulisic, forza Palermo. Bello, forza Palermo. Gran gol di Pulisic, gran partita di Giroud. Buona partita di Giroud. Buona, però c'è da dire una cosa. Che è un Milan versione Juventus, perché? Perché fa due gol e poi si chiude in difesa. Bologna prende una traversa, un palo e ha rischiato più e più volte di fare il 2-1. Sì. Perciò, buona la prima del Milan, sì, ma mi ha meno convinto di tutte le altre big, sono sincero. Reinders, gran acquisto. Cioè, fa un salvataggio per il gol dell'1-0 clamoroso, una palla dove ci crede solo lui. E poi arriva il gol, Pulisic, gran gol di Pulisic. E cos'altro vuoi dire? Digliela ai ragazzi, invece di giocare col cane, cos'altro vuoi dire? Ragazzi, niente di che. Teo Hernandez come te? Abbiamo fatto degli innesti che alcuni valgono, altri un po' meno. Tipo? Sono giocatori che personalmente non... Non? Non ti fanno impazzire? No, non è che non mi fanno impazzire. A me Krunic personalmente non fa impazzire. Vabbè, però Krunic non hai fatto nessun innesto. Krunic... No, di Krunic. Non ce l'hai mai avuto Krunic. Cioè, nel senso... Krunic è quello che è. Anche perché ce l'hai tutti in campo i centrocampisti, eh. Tutti in campo. Perciò, c'è da dire, complimenti al Milan per la vittoria, ma secondo me vince, ma non convince. Comunque, raga. Non convince, esagerato, dai. Beh, però 2-0, comunque il Bologna spreca tanto, Ma tanto, perché prende una traversa, subito un palo, 3 o 4 gol clamorosi mangiati, se trovate una squadra fatta bene, vi purga. In difesa oggi Tomori malissimo, comunque il vostro punto in più è Mike Maignan, cioè tu parti che... Per fare un gol probabilmente devono fare due, cioè qualcosa di spaventoso. Comunque felice per i miei fratelli rossoneri, un po' meno per i miei fratelli bolognesi. E io ci ho creduto, ci speravo, però sto Bologna senza Arnautovic è veramente, veramente poca roba. Comunque, bocciano dal doc, iscrivetevi. Dobbiamo crescere, ce li dobbiamo mangiare a tutti, ai furbacchioni del web. Li dobbiamo massacrare, perciò come community dobbiamo crescere. Un bacione dal doc, dall'amico milanista e dall'amico bolognese, che lui è spiaggiato, è entrichecco spiaggiato. Guarda che posa che c'ha sto ragazzo, che si toccano i piedi, è un po' di fetish, ma sì, mettiamolo nel video. Ciao.